Amici, prima che questo video inizi, volevo dirvi che ho aperto il mio Depop. Per chi non lo sapesse, Depop è un profilo in cui le persone vendono vestiti, libri, scarpe, qualsiasi cosa. E dato che io ricevo tanti vestiti a causa delle collaborazioni, però alcune volte mi arrivano proprio le taglie totalmente sbagliate o cose così, oppure semplicemente tipo compleanno, onomastico, mi regalano un sacco di vestiti i miei parenti, però magari appunto non sono della taglia giusta, ho deciso di venderli su Depop e di dare il ricavato in beneficenza, anche se ancora devo scegliere che associazione, ma sarà sicuramente un'associazione che si prende cura dei cani randaggi. E quindi, non lo so, se volete acquistare qualche mio vestitino, pose carine, vi lascio il link in descrizione. Ora il video può iniziare. Amici, oggi nel mio onomastico ho deciso di filmare un What Ate Me Day al mio onomastico, perché io lo festeggio, nel senso, è una scusa per festeggiare, per stare con i miei nonni, con la mia famiglia. E quindi ho detto, ma perché non fare un What Ate Me Day del mio onomastico? E niente, la mattina è iniziata bene, ho mangiato una barca di ciliegie, perché papà è andato a prenderle stamattina, che sono iniziate, sono super dolci e quindi sono super felice. E a parte le ciliegie, ho bevuto ovviamente il mio solito cappuccino, che ho dimenticato di far vedere, ma perché poi, solo dopo ho pensato, ma perché non fare un What Ate... Oh, qualcuno ci soffre. Allora, in pratica sono andata a prendere il pacchetto ed era una roba per mio padre. Papà. Comunque, a parte ciò, stavo dicendo che io, cioè nella mia famiglia, usiamo ogni scusa per festeggiare, quindi anche se non c'è un motivo in realtà specifico per cui festeggiamo gli onomastici, è una scusa per festeggiare, quindi ci riuniamo con i nonni e mangiamo insieme. Dunque, questa cosa avverrà però stasera, perché è più facile per tutti, anche perché mamma lavora fino alle 2, quindi a pranzo non sarebbe stato proprio il caso, ma dato che mamma sa che io esco pazza per la pasta al forno, ta-da! E qui ovviamente ancora non è cotta, va messa appunto in forno, però lei l'ha già preparata stamattina alle 7, così che io possa soltanto semplicemente cliccare il pulsante del forno. Anzi, tra un po' devo cliccarlo perché sono quasi, sì, sono le 12. Io non so se lo sapete, ma amo le ciliegie, io non mangio frutta purtroppo, quasi nessun frutto, ma ciliegie, anguria, noci pesche e nespole sono la mia droga. Banane mi fanno schifo, arance, mele, pere. Beh. Torno a studiare, che ho un esame il 22, un esame il 26, un esame il 2 che però forse rimando al secondo appello perché me li voglio fare tutti al primo, e un esame il 10, dopodiché sono libera. Se riesco a farmeli tutti al primo appello, se no ne rimando uno, quello del 2. Vado a studiare e ci vediamo a pranzo. È pronta! Cioè, non so se rende l'idea, non lo so, non lo so. Dato che devo finire di montare alcuni video e studiare un sacco, cosa molto diversa dagli altri giorni, sto studiando come una pazza da un mese, mi faccio un latte macchiato con qualche cucchiaino di
Gelato. Più di latte che di gelato, però. Cheers. Amici, allora, faccio un piccolo recap. Sono appena tornata a casa, mi sono lavata e mi sono cambiata, perché sono tipo le 7. Cos'è successo? Praticamente nel pomeriggio sono andata a studiare nel mio magazzino con Romolo, così da stare anche con Atena, insomma siamo stati lì un po' a ripetere, a studiare per gli esami che dobbiamo dare e lui, dato che oggi è il mio onomastico, mi ha portato i cannoli, così a caso e quindi poi è venuto anche mio fratello, abbiamo mangiato i cannoli con la ricotta che io amo, cioè alla follia, cioè, i propri cannoli sono le mie paste preferite e non avevo portato la macchina fotografica perché non era in piano di mangiare e quindi ho filmato un attimo, un secondo col telefono, ha gradito anche Atena, ovviamente ho tolto tutti i pezzi di cioccolato perché come sapete il cioccolato è tossico per i cani, quindi gli ho fatto assaggiare un po' di ricotta e un po' di cialda e si è scialata. Abbiamo studiato eccetera eccetera e adesso che sono le 7 sono venuta qui, sono tornata a casa perché adesso arrivano i miei nonni che mangiano qui e anche mia zia. Sono venuta a cambiarmi perché puzzavo di Atena che mi ha leccato tutta la pancia e quindi questo. E ma illustra, no? Frittelle con zucchine e fiori di zucca. Pure i fiori di Sì. zucca. Lo sai? No, non è il biscotto, Franco. Proviamo le frittelline di mamma. E quel materiale che è resistentissimo, come si chiama? Ma ci sta. Scuro, è grigio, è tipo antracite. Calabria nel cuore, però. No, ha la stessa lunghezza no, e larghezza del coso. Ma è una pietra. Mamma, sono buonissime. Pietra, pietra. Certo, Il pezzo forte, il pezzo forte. E gli altri? Vabbè, sono là. Marino, sai quanto ne facevamo quando eravamo a casa io e tua mamma? Davvero, quando c'era quelle feste che ci chiamava presto, prendere le terre e poi ci raggiungevano per... Buonissimi, deliziosi, mamma. Wow! Amici, buongiorno e benvenuti nella continuazione del video. Allora, ieri mi si è scaricata la macchina fotografica e ho pensato, siccome non vi ho fatto vedere la colazione di ieri, vi faccio vedere quella di oggi, così finisco anche il video. Mi sono appena svegliata, quindi ho ancora una voce da... non lo so. Allora, oggi la casa offre questo meraviglioso cappuccino con del gelato anche dentro e poi niente po' di meno che questa torta, che è la mia torta preferita che fa mia madre. È praticamente tutta cioccolato, proprio cioccolato vero, cioccolato cioccolato, no? Tipo sciolto nella specie di pan di Spagna, ma non è un pan di Spagna perché è tipo bassissimo,
umidissimo e molto compatto, tipo. Infatti, vedete, cioè è abbastanza compatto. E poi sopra c'è tutta questa cosa di cioccolato sciolto. Ieri non so se avete visto, ma la fetta che ho mangiato era sottilissima, perché dopo tre calzoni, tutte quelle frittelle di zucca, il pomeriggio il cannolo stava scoppiando e quindi non mi andava. E infatti adesso che me la sto gustando è tutta un'altra cosa. Tra l'altro ieri aveva fatto anche l'insalata di riso mamma, ma io non la mangio, quindi mi sono abbuffata di calzoni belli ripieni di prosciutto. E che fai, non te la vedo altra vita. E poi la cosa che mi piace un sacco è che il cioccolato sopra, anzi l'ho proprio strato di cioccolato, non è tipo cremoso. E vedete, se si mangia con le mani, perché non è cremoso, si è indurito nel frigo. E quindi è esattamente come lo strato di cioccolato del Kinder Pinguì, identico, o della Fiesta. Tipo che c'è quello stratino di cioccolato, però che è molto più grosso, che quando lo mordete è quasi... è croccante. E poi sotto c'è questo tutto pan di Spagna cioccolatoso, la mia torta preferita. Anche perché non so se lo sapete, ma io non mangio molto le torte fatte in casa, e non le mangio a causa delle creme. Le creme nelle torte non mi piacciono, in quelle fatte in casa, perché sono di uova, perché sono buone, sono di qualità, però non mi piacciono purtroppo. E quindi a me piacciono queste torte secche, fondamentalmente, che sanno solo di cioccolato. Cioccolato, cioccolato, cacao, cioccolato, cioccolato, quindi sono in estasi. Beh, non mi posso presentire troppo perché devo studiare. Oggi diciamo che è l'ultimo giorno per cui riesco a studiare bene. Domani c'è l'esame di maturità di mio fratello e io devo andare come testimone perché ha scelto me. E quindi non studierò domani, sicuramente non riesco a studiare. Il giorno dopo è domenica, quindi vengo con i miei nonni, poi vado al mare con la mia famiglia. E quindi oggi è l'ultimo giorno praticamente, domenica pomeriggio, poi ripeto, giusto un po', perché appunto è orale l'esame. È un esame di laboratorio di biologia vegetale e speriamo che vada bene, anche perché è il primo esame, quindi deve andare per forza bene. E niente, questo video finisce qui, io vi mando... un bacio, ci vediamo presto sempre su questo canale. Ciao!